Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi inizierò una nuova serie su Skyrim perché voglio fare qualcosa di nuovo sul canale e anche perché Skyrim l'ho finito solo una volta. Volevo provare qualcosa di nuovo, qualche nuova build, volevo sperimentare un po' e magari se tra di voi c'è chi ha giocato Skyrim o anche altri di Elder Scrolls sa darmi consigli sul gioco perché non sono tanto bravo. La serie sarà moddata con alcune mod grafiche e altre per le ambientazioni, nulla di particolarmente esagerato, però è comunque moddata, quindi non ci saranno trofei, non vi aspettate che faccia tutto quanto, farò quello che ho voglia di fare, quello che mi capita, quindi nessuna quest super lunga della Gilda dei Ladri, niente di tutto ciò, farò quello che mi pare. E probabilmente il gioco non l'ho manco scoperto tutto, cioè ho solo finito la storia principale, ho fatto un po' i DLC, ma per dirvi il DLC Dragonborn non l'ho esplorato tutto, non ho idea di cosa ci sia fino in fondo, della lore di tutti gli Elder Scrolls non ne so tanta, cioè so che Morrowind è stato il gioco con più trama di tutti e quanti i capitoli. E avrei voluto giocarlo, ma purtroppo non ne ho avuto l'occasione. Semmai ci sarà un remake o simili, o anche una remastered, lo farò subito e lo porterò sul canale. Quindi non vi aspettate nemmeno consigli di lore, farò qualche mio ragionamento e magari voi mi smentirete o confermerete. Quindi consigli ben accetti. La serie siamo detta sopravvivenza, difficoltà difficile. Ho tutti i salvataggi possibili e immaginabili. Iniziamo. Ok ragazzi, dirigiamoci al ceppo. Ulfric, manto della tempesta. Qualcuno qui a Helgen ti Qua abbiamo il chiama primo eroe, incontro tra ma un Ulfric e il eroe giovane non usa un Artorias. potere come quello della voce per uccidere il suo re e usurparne il trono. Tu hai scatenato questa guerra. Hai gettato Skyrim nel caos e ora l'impero ti sconfiggerà per riportare la pace. Cos'è stato? Non è niente, avanti! Sì, generale Tullius. Amministrate loro gli ultimi riti. Vai, tocca a te. Raccomandiamo le vostre anime ad Divertiti. Atreus. Che le benedizioni degli otto divini vi Per amor di accompagnino. Talos, fa silenzio e Siete il facciamo la sale pace. della terra come desideri. Coraggio, non ho tutta la mattina. I miei antenati mi sorridono benevoli, imperiali. Potete forse dire lo stesso? Spavaldo nella morte come in vita. Portatemi l'elfo alto! Scusa. Lo hai sentito? Il prossimo prigioniero, ho detto. Sì, rilassati, Scelgo un arrivo, dammi prigioniero. tempo. È niente scherzo. Sì, dammi un momento. Ma che mi dici di bello, boia? Cos'è qui? Sentinelle, cosa vedete? Tra le nuvole. Un drago. Ma com'è? Molti sostengono che l'inizio di Skyrim sia lento e secondo me, per quanto sia vero, almeno è un tutorial completo. Pratica, non sta succedendo niente, dai, è tutto scrittato, mica subiremo danno. Vedo tutto Cos'è? sfocato. Che le leggende siano vere. Le leggende non bruciano i villaggi. Oh sì, che Chad che Dobbiamo sei. muoverci ora. Ulfric è il mio senpai. Superiore, avanti! Anche se purtroppo essendo degli elfi alti non saremo Cos'è? graditi da Superiore! lui. Sopravvivi. Dobbiamo solo spostare.
Ehi! Scusa, scusa, me ne vado. Vedi la locanda dall'altra parte? Salta sul tetto e continua a correre. Io. Ogni volta ci si rompe gli stinchi. E vediamo se... Ah, almeno non possiamo raccogliere niente, abbiamo le mani legate. Comunque, questo soldato imperiale ha coraggio. Ancora vivo, prigioniero. Resta vicino a me se non vuoi morire. Gunnar, prenditi cura del giovane. Io devo trovare il generale Tullius e unirmi alle forze di difesa. Che gli dei ti guidino, Atto. Da elfi alti ha senso seguire il soldato imperiale, nonostante fossimo destinati al ceppo. Anche se, come ha fatto notare, il nostro nome non era sulla lista. E infatti fa di tutto per salvarci. Quindi già qui possiamo notare un lato buono dell'impero. Possiamo notare un lato buono dell'impero. Sì, che bello ogni volta. Allora, voglio vederti cadere. Scusate, allora là abbiamo il manto della tempesta, però no, noi abbiamo preso a cuore il nostro amichetto Advor. Vi dirò, sono un grande fan del manto della tempesta perché non riesco a non simpatizzare per loro. Siamo gli unici superstiti. Nonostante tutti i difetti che hanno. Il precursore della fine dei tempi. Dobbiamo muoverci. Vieni, fammi vedere se riesco a liberarti. Ecco fatto. Da un'occhiata in giro, dovrebbe esserci parecchia roba tra cui scegliere. Io vado a vedere se riesco a trovare qualcosa per queste bruciature. Questo è il nostro personaggio, un elfo alto. Ho usato qualche mod per personalizzarlo, ma niente di che. Cercherò di giocare il più possibile in terza persona. Anche un paio di fendenti con quella spada. Perché penso che rende il tutto più immersivo. Ho messo anche una mod che rende invisibili gli elmetti. Quindi potremmo vedere bene in faccia i vari NPC, i vari nemici. E anche il nostro personaggio. Secondo me rende tutto più bello per il roleplay. Anche perché molti elmetti in Skyrim, mi dispiace dirlo, sono davvero brutti. C'è scelta nelle corazze di Skyrim. C'è tanta scelta, ma nessun elmo mi è mai piaciuto, vi dirò la verità. O cappuccio anche. Qua non ho preso armi. Perché? Perché da elfo alto abbiamo fortifica magica, un'abilità passiva che ci concede 50 punti di magica extra, e come potere nobile di nascita, che non è non è la migliore secondo me, ma è comunque utile. E infatti voglio essere un mago. Dobbiamo muoverci. Lo so che è una scelta banale, ma sinceramente mi manca il respiro. Io non l'ho mai fatto. Sentito? Manto della tempesta. Forse possiamo ragionare con loro. Aspetta, noi vogliamo solo... Come vedete, vuoi morire? Advor, scusate, io con i nomi di questi giochi non sono proprio capace. Cerca comunque di parlare, cerca di ragionare con loro. C'è nessuno qui. Vediamo se riesco ad aprire quella porta. Mentre il manto della tempesta sono molto più impossibili. Vorrei prendere il cavolo, però non mi sembra il momento.
cercherò anche di rendere il tutto più tranquillo e rilassante alla vista. E le due preparare, ma dubito che ci serva. Maledizione, quel drago non si arrende facilmente. Cosa stai facendo? Dobbiamo andarcene da Engen, subito! Questi imperiali tengono delle pozioni qui, ne avremo bisogno. Ehi, cos'è stato? Libertà o Oh, abbiamo visto una fatality, possiamo chiamarla così. Ci sono queste inquadrature che io adoro tantissimo. Qua cerchiamo delle trovare qualche pozioni. pozione, potrebbe esserci utile. Mucchio di sali, questi sono utili perché sono ingredienti sia per cucinare sia per l'alchimia. E non vanno sottovalutati, anche perché dopo attiveremo la modalità sopravvivenza, tempo debito. Vedremo che cos'è. Intanto, se voi volete darmi consigli su Skyrim, fate con Abbiamo comodo, finito? Da questa parte? perché ho fatto solo qualche run e al massimo ne facevo altre per Sala della testare tortura. alcune cose, Direi che non ce ne provare fosse mod bisogno. magari, ma Sentito. in sé per sé ne ho Ancora fatte lunga. 2/3 di run. Oh, coraggio. Stavo per attaccare l'imperiale. Qua Voi troviamo altri un siete arrivati libro giusto in tempo. che ci può interessare. Non lo leggeremo Questi adesso, sembravano un po' turbati per come stavo ma è intrattenendo i loro meglio. compagni. Una daga che ci può Non lo sai? servire e qualche Un drago sta grimaldello. attaccando Helge. Un drago? Su, via, non dire assurdità. Anche se ripensandoci, ho sentito degli strani rumori provenire da laggiù. Vieni con noi, dobbiamo uscire da qui. Non hai alcuna autorità su di me. Non mi hai sentito? Ho detto che la fortezza è sotto attacco. Al diavolo in testa. Io verrò. Un momento. Sembra ci sia qualcosa in questa gabbia. Non preoccuparti di quello. Ho perso la chiave anni fa. Quel poveretto ha strillato per settimane. Vedi se riesci ad aprirlo con qualche grimaldello. Noi ci proviamo a scassinare non solo un campione, ma nella mia run principale Ci serve tutto quello che ho riusciamo a scassinato trovare. moltissimo, Certo. sia per Prendi tutto. robe con gilde Per favore. che per altro. Prendi quello che puoi. Ecco, noi dovremmo scoprire che abbiamo gli incantesimi quando raccogliamo il tomo magico scintille. Leggendo i vari tomi si apprendono gli incantesimi. Adesso svestiremo questo povero uomo per avere un vestiario più adeguato a noi, essendo maghi. Anche se all'inizio sarebbe più utile, diciamo, indossare corazze e armature, anche se leggere, alla fine non abbiamo dei nemici così potenti. Ho messo il gioco in difficile, ma se avrò difficoltà troppa, ma proprio C'è via troppa troppa, d'uscita. probabilmente la cambierò. Anche se dicono che la build mago OP, quindi magari non ce ne sarà bisogno. Sfondato, io so già cosa c'è qui davanti. Lo faccio passare il mio amico. Vi consiglio di non sorpassare mai il vostro compagno in Dove questo mai dovremmo tutorial, andare? Per l'oblio, dov'è perché a me si l'uscita? bugga sempre Dammi un ogni attimo, volta che devo lo pensare. sorpasso. Lancio della tempesta, prendiamolo. Arrenditi tu che sei in tempo. Ah, e come possiamo notare ha fatto molto danno anche per essere un tutorial, dando fuoco a queste macchie per terra. Riusciamo a dare fuoco a un'ampia area ed è molto utile il scontro.
Comunque ho raccolto la daga perché mi sento comunque che voglio usare un po' le armi corpo a corpo. Non avendo mai fatto la build del mago, non so se possa tornarmi utile o meno. Ovviamente i consigli sono sempre positivi per me, così riesco magari a capire meglio come funziona il gioco, cos'è meglio fare o non fare. E poi anche l'unico di Elder Vediamo Scrolls dove che ho mai porta. giocato. Cioè, ho provato un po' quello online, ma non è che non ho mai giocato tantissimo, ecco. Comunque non era qui, ma era più avanti, il postaccio che dicevo. Possiamo tornare indietro da quella parte. Ho messo giusto qualche Addirittura mod ci siamo grafica, niente di attaccati. che, però non sembra migliorato Meglio proseguire. tantissimo. Certo che gli altri troveranno un altro modo. Consigliatemi anche mod grafiche magari, sto giocando da PS4, se non si fosse capito, quindi la scelta è un po' più limitata, ma ci sono. Ogni tanto si gira, mi fisso. Vai avanti, vai. Che qua so già cosa c'è, non voglio manco per sbaglio. Questo passaggio non porta da nessuna parte. Sia meglio Finirci, procedere di qua. finirci. Sì, vai. Scusate il piccolo taglio, ma era necessario per la registrazione. Qua è pieno di Ciao. ragnetti, Ora sei mio. io li vorrei togliere con una mod, ma vorrei portare su questo canale, Cosa ci attende dopo? anche se Sempre sti giganti. moddato, un Skyrim più vanilla possibile. Diciamo che le mod saranno per lo più estetiche. Vedete, si gira anche se io non ci sono più. Non so perché lo fa. Ok. Qua c'è una borsa di monete, me la prendo tutta, Aspetta, tanto non serve a c'è un nessuno. orso qui avanti. Lo vedi? Suggerisco di ignorarlo. Dovremmo riuscire a passare senza farci notare. Fai piano e occhio a dove metti i piedi. Oh, se vuoi tentare la fortuna, puoi prendere quest'arco. Potresti coglierlo di sorpresa. Va avanti. Io ti Oppure seguirò e molti ti ne coprirò le abusano, spalle. io non ne abuserò tanto, è solo per farvelo vedere, per chi il gioco non lo conosce, che si può tranquillamente attaccare e aumentare di livello tutte le statistiche che si vogliono: distruzione, furtività, con armi a una mano, armi a due mani. Era giusto per far vedere. Passiamo di nascosto. Fa piano. La furtività non so bene come farla aumentare, per quella Che da poco. spiegatemi un po' di tutto, sono un po' scemo. Qua possiamo notare che l'orso era in quel periodo del mese. E wow. Troppo così però. Questa sembra essere l'uscita. Stavo iniziando a chiedermi se l'avremmo mai trovata. Usciamo. E qua, appena finisce il caricamento, ci parla la modalità sopravvivenza. In questa modalità abbiamo bisogno di mangiare, dormire, restare al caldo e non sarà possibile usare il viaggio rapido, né tantomeno sarà possibile fare altre cose, credo. No, semplicemente non c'è il viaggio rapido e il peso trasportabile è ridotto. Nulla di più, nulla di meno. Io l'attivo perché, a prescindere, nella serie camminerò e non userò il viaggio rapido. Aspetta! Fammi
Pare che stavolta sia morto davvero. Non credo però che dovremmo rimanere nei paraggi per vedere se ritorna. La città più vicina è Riverwood. Mio zio fa il fabbro lì. Sono sicuro che ti aiuterà. Probabilmente è meglio se ci dividiamo. Buona fortuna. Oggi non ce l'avrei fatta senza te. Ok, ciao. Allora. Bene ragazzi, per questo primo episodio di Skyrim è tutto. Il tutorial non è stato chissà che eccitante, ma d'ora in poi il nostro personaggio sarà libero di muoversi, quindi vedremo di esplorare molto bene questa terra. Vi ricordo di iscrivervi e mettere mi piace se il video vi è piaciuto e soprattutto suggerite un nome per la serie. Per adesso sarà Un Nabbo su Skyrim episodio 1, anche se tanto nabbo non sono perché almeno il gioco l'ho finito e l'ho platinato, anche se non vuol dire molto. Va bene, ciao a tutti e ci vediamo in un prossimo video.